Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Abbiamo giocato Zamasu nel God Key, ora è arrivato il momento di provarlo nel Future. Qua sorge spontanea la domanda: è meglio la versione Ranged o Melee con l'aggiunta di questo Zamasu? Ovviamente lo andremo a scoprire oggi, non avendo Trunks Super Saiyan 2 Zenkai 7, ho preferito mettere un ulteriore Banshee Blaster, che in questo caso è Vegeta Pur. Vi mostro gli equipaggiamenti. Quelli di Mai e di Vegeta Super Saiyan Blue sono messi a caso, il resto invece è corretto. Ah, in tutto questo, Zamasu è andato a Zenkai 5. Non perdiamo altro tempo e andiamo in PvP. Ok, primo game, siamo contro un ottimo Super Saiyan con Super Vegeta Zenkai. Quanto pare non ha pullato il nuovo Goku Super Saiyan, oppure preferisce proprio Super Vegeta come scelta gialla. E abbiamo il nostro Zamasu in questa lineup ranged, diciamo, perché alla fine è abbastanza mista, avendo Mirai, che ragazzi, Mirai Gohan è imprescindibile per il future. Non giocate Trunks Rage, perché è un po' troppo vecchio, poi magari avrà lo Zenkai, però per adesso giocate Mirai perché è davvero must, sia per il supporto sia per l'endurance, anche se la lineup magari è più ranged in questo caso, lui comunque è fondamentale, quindi non toglietelo. Abbiamo il solito Rosevo, sempre verde, immortale in questo team. Trunks, Super Saiyan 2 Zenkai 7, che io ho Zenkai 1, quindi purtroppo non gioco, cioè sarebbe proprio inutile anche come bench. Buffa solo una Z Ability. E come rosso, Cell Evo, Zamasu Red, però Zamasu Red è più per una lineup melee. Forse è meglio Cell in questo tipo di lineup, più Blast Oriented. E un pochino sono curioso di vedere come gira. Alcuni mi hanno chiesto, ma è meglio Cell o Zamasu? Diciamo che qui non è che c'è una comparazione dei due, sono due lineup diverse. Melee giocate Cell, Blast giocate Zamasu. Cioè, è molto semplice. Poi, ovviamente, vedremo quale sarà la migliore. E faremo anche magari un discorso più approfondito verso l'outro del video alla fine. Però, per adesso, dobbiamo solo testare Zamasu, che Zenkai 5 si è preso giusto un po' di statistiche e un buff alla Zenkai Ability. Poi, penso che già per domani sarà Zenkai 6. E potremmo testare anche la quarta Unique, che alla fine è molto semplice, gli dà tipo un altro Key Recovery o forse un debuff all'avversario sul Key Recovery e un annullamento per 3 volte dell'Abnormal Condition, se non erro. Ok, andiamo, rivoliamo qua le carte. Tanto Zamasu come sempre sta performando bene, anche qui dentro. Me lo aspettavo perché alla fine lui anche di strike fa abbastanza danni. Ah sì, ecco, prende anche un 20% di strike damage con l'ultima Unique, che comunque gli hanno dato giusto per compensare un po' i danni anche di strike. Anche se lui ne fa overall, cioè anche di. Non è che è solamente blaster. Sì, le blaster sicuramente prevalgono, ma fa danni in generale. Ok? E poi questa cosa del bleed sottovalutata. Sottovalutatissima a parer mio. Perché i danni a lungo termine poi si fanno sentire e sono davvero fastidiosi. Ok, vabbè, questa è una tanca. Sto Super Saiyan è un po' un muro, lo sto picchiando da secoli ma non muoiono mai. L'ho preso con la special. Sì, adesso. 59k, oddio. Facciamo così, muori. Ma è immortale. Il Super Vegeta moddato, ok. Completamente immortale. Va bene. E rimane solo Gogetozzo. Vediamo se riusciamo a finirla con Zamasu. Sì. Sì, penso che muoia. Ok, GG. Ok, siamo contro un God Key 14 stelle. Questo Goku Super Saiyan Blue Revival è 14 Zenkai benciato. Quindi parliamo di un muro. E giustamente, nei commenti, nello scorso showcase, ho detto che al God Key servirebbe una unit revival per controllare Rising Rush. E voi mi avete fatto notare che esiste questo Goku. Scusate, me l'ero completamente scordato, ma perché non lo ritengo una scelta così valida per il team? Cioè, in realtà è giocabilissimo, ok? Però è davvero molto lento ed ha pochissimi danni. Quindi non è che mi piaccia molto. Se lo volete giocare potete farlo, è buono in coppia con Vados perché
gli dà più solidità e comunque Vados se poi lo cura dopo il revive, assicurando sicuramente più sinergia e gli permette anche di fare qualche danno in più. Però a me non piace molto, sono sincero. Gusti personali, preferisco Goku Super Saiyan Blue Zenkai in qualsiasi tipo di matchup. Però potete giocarlo, eh. Non è così malvagio. No, qua potevo schivare, ho sbagliato. Rasengan Rush con Lock. Ripperoni. Ok. Comunque, visto che questo God Ki è molto, molto stellato, sono anche poi curioso di vedere Zamasu quanto riesce a fare. Sto utilizzando sempre la stessa lineup, forse giocheremo se levo dopo. Però per adesso mi trovo bene con questi tre, anche perché sto beccando matchup con blu abbastanza importanti, quindi devo sempre portare Roseo. Mirai è must in qualsiasi team, cioè in qualsiasi matchup. E vabbè, Zamasu. Ci sto facendo lo showcase. Ok? Vabbè, non male i danni comunque. Siamo sempre contro un Vegeta. Non so quante stelle aveva, però forse un 6? 6 stelle? Probabile. Comunque, a prescindere, quei danni non erano affatto malvagi. Ci dobbiamo ancora setappare del tutto. Tanchiamola. Oddio, non so se riesce a tankarla perché ho switchato due volte. Si è preso parecchi buff. Oh! Buono, buono, buono. Meglio del previsto. Muori. No, penso che metterà top. Riroliamo un attimo le carte. Facciamo Blast. Ok. Poi mettiamo Zamasu. Continuiamo con il nostro meraviglioso Bleed. Dacci il Ki, perfetto. Ovviamente la green vi dà due effetti su tre, quindi capita alcune volte che non vi ride il Ki. È un po' casuale come cosa, perché vi può dare buff key oppure si annulla l'abnormal condition per un tot di secondi, se non erro. Preferisco sempre il buff più il key, ovviamente. Oh, questi sono proprio bei danni. Poi guardate il bleed come gli fa scendere gli HP, era subito sceso ad 1. Oh, e anche tu mi sa che vieni shottato, top. Ok, la prima vita penso che gliela togliamo, eh. Comunque vi ricordo che questo Goku è 14 stelle, Zenkai benciato. Ed è un defense type, quindi. A statistiche difensive sta messo bene, dovrebbe tankare. Ed eccolo qui, che torna in vita. Prendiamoci il nostro damage cut, per favore. Vabbè, BV ma lo possiamo lasciare a tankare. Come notate, ragazzi, qui. Cioè, lui praticamente non può mai ammazzarci questo Zamasu. Cioè non ci sta facendo danni, lo stiamo tankando da Dio. E l'altra unit è Toppo Verde, che non c'ha mai danni per ammazzarci Zamasu. Boh, shottato con una special. Ecco perché vi dico che non sono proprio un fan di questo Goku. Goku Super Saiyan Blue Zenkai invece avrebbe fatto molti più danni, sarebbe stato decisamente più pericoloso. In questo caso invece non ci ha fatto praticamente niente. Anzi, ci ha solo setappato ancora di più. Due combo. E il game è finito. GG. Ok, siamo contro God Ki. Ragazzi, ogni volta che esce un buff per questo team, torna sempre popolarissimo. Anche se non è forte come un Saiyan o come un hybrid, torna sempre popolare. È successo con Vegeta, ora è risuccesso con Zamasu, che a me piace, eh. Perché il God Ki è piacevole sia da giocare che comunque da avere contro. Non è un team così fastidioso da affrontare. Che però ha personaggi belli pompati come gli Zenkai. Poi io sono un main del team. Come avete visto ci pullo sempre. Ho gli equipaggiamenti full Z, Z più. Quindi a me fa piacere. E penso che Legends Festival bufferà il tag. Sono quasi certo di questo. Visto che l'anno scorso, prima parte, Goku Ultra Istinto e Jiren. Seconda parte, Gogeta Blu e Broly. Veramente hype su hype. E penso che anche quest'anno comunque uscirà qualcosa per loro. Magari è l'ultra istinto masterato, ma chi lo sa, chi lo sa. Potrebbero anche farlo. Magari come prima ultra pullabile sarebbe devastante. Ovviamente stiamo sognando, queste sono ipotesi e congetture. Qua ho droppato a casa, non so per quale motivo. Ok, se riusciamo a schivare è meglio, se no ci scoppia. Vabbè. Sono scemo io. Vabbè, comunque lo stiamo tankando, eh. Non male, però.
Il Rising Rush è meglio metterci l'Endurance sopra, direi. È anche uscito il Legends Pass ieri, se non erro, dopo un miliardo di anni che l'avevano annunciato. Boh, sinceramente, come migliorie sono un po' delle ottimizzazioni quotidiane, cioè tipo il perdo sull'auto, più slot per il party, più slot per gli equipaggiamenti, che costa tipo 5 o 4 euro al mese. E ok, boh, sinceramente non ve lo consiglio, a meno che non siete malati come me, per gli equipaggiamenti. E visto che ci sono un miliardo di slot in più, allora io lo farei. Cioè, c'è la prima settimana gratis, fatela e vedete un po' com'è. E poi appunto ci stanno i 4-5 euro mensili. Boh, ripeto, ve lo sconsiglio se non siete malati come me per gli equipaggiamenti. A quel punto fatelo. Mamma mia che belli sti danni, mamma mia che belli sti danni. Shottato Goku Super Saiyan Blue, shottato Vegeta Yell e manca solo Zamasu. Mamma mia, pensavo morisse con la special. Questi sono i danni 30% in meno. Va bene comunque, GG. Vados Top 18, attenzione. Team abbastanza vecchio che però molto amato dalla community. Io questo team lo portai tipo un anno e mezzo fa, 2 anni fa, cioè appena uscì top, ricordo. E mi hanno inventato questo team che era interessante da giocare ed era anche molto forte in realtà ai tempi. Poi ha preso sempre più popolarità, alla fine è diventato un vero e proprio team che ovviamente con il passare poi dei meta scende sempre di più perché la lineup è fissa con 3 personaggi. Capite che dopo un po' fa fatica. Però noi non abbiamo il rosso. Lui ha 18. Quindi potrebbe essere ugualmente un matchup pericoloso. Potremmo anche testare il tank di Zamasu contro questa 18. Non credo che riuscirà a reggerla troppo, ma si può fare. Ok. Buono, questo è il blaster che entra in combo. Non ha una cover vera e propria lui, tranne Vados che rompe le carte, quindi ogni volta che entriamo in priority rischia davvero tanto. Poi sì, all'endurance li toppo, ma no, sono scemo, perché cavolo la strike. Entravo in combo però la possiamo bloccare, tira una bella special. Metti 18? No. Buono, ok. Facciamo così. Così. Riusciamo a schivare? No, perché entriamo direttamente in combo. Avevo sentito il saltino. Ok. Sì, dai, continuiamo. Tanto ripeto, non c'è una cover per fermarcela tranne questa. No, pensavo morisse con l'ultima strike. Oh, è morta con le blast. Tranquillo, profumato, nessun problema. Questa la schiviamo, questa. Oh, facciamo così. Gli schiviamo anche Rising Rush. Allora, ho un po' di paura. Facciamo la verde per elevare il ki in caso. E frame trappare. Tiriamo un po' di pugnetti. C'ho paura ovviamente che entri in combo. Questa entra? No. Questa entra? Nemmeno. Ok, sono stato baitato malamente. E allora lasciamolo tankare su top. Ah, sbagliato. Qua è morto, amico. Amico mio, qua. Il tuo pozzo è morto. Mamma mia, che bei danni comunque, Zamasu. Vi confermo che anche nel future, per tutti gli amanti della lineup Blaster, è una bomba. Eccolo qui il tank su 18. Vabbè, comunque 3 strike se le prese. Ok, che gli ha fatto parecchio, eh? Vabbè, 18. Però. Oh, questa ci manda su Saturno. Bene. Devo per forza. Ok, forfè. Allora, ragazzuoli, la versione Blaster del Future ha sicuramente ricevuto un ottimo buff grazie a questo Zamasu. Ovviamente lui è devastante anche qui dentro. Però mi convince ancora di più la versione melee. È vero che non ho Trunks Super Saiyan 2 Zenkai 7, che comunque è un personaggio importante per la lineup. Però la versione melee ha sicuramente più danni, più sinergia e le Z ability sono decisamente superiori. Basti pensare che Trunks buffa una sola statistica, Cell Rosso nemmeno buffa le Z ability, quindi qualcosina si va ancora a perdere. Ditemi voi cosa ne pensate e per voi quale sia la lineup migliore tra le due. Noi ci vediamo domani con un prossimo showcase.